Un saluto a voi, seguaci di Organs Italia. Io sono il vostro producer, il signor Ojo, e oggi continuiamo la nostra partita a Idle Manager. Questo è il quarto video di gameplay commentato che dedichiamo a questo manageriale, ambientato appunto nel mondo delle idol, ed è anche il primo che gioco con installata la hotfix patch di fine luglio, se non erro, dovrebbe essere uscito proprio il 31 luglio, che ripara un paio di cosette, tra cui l'impossibilità di far fare contratti basati, diciamo, sulla caratteristica più sexy delle nostre ragazze, e quindi dovremmo aver risolto quella problematica che ho citato già un paio di volte nei video precedenti. Qua sto continuando a conoscere le nostre idol. Aika, vabbè, più o meno la conoscevamo già, però sto anche mettendo in cantiere un paio di produzioni, ovvero sia un concerto che è un tributo alla caviglia ferita, infortunata della nostra Fuyuka, che infatti sarà assente fino al 1º ottobre, e abbiamo cambiato, come vedete, il luogo dove si svolgerà. Non è più il Baracca Club, ma è la sala per concerti sottoscala. Ogni riferimento al famoso teatro milanese è puramente casuale. Inoltre sto facendo... Ah no, adesso sta facendo la... Come si dice, le prove per il concerto, però ho attivato anche la sua modalità addestratrice per quelle che hanno i valori di danza più bassi. Infatti lei dovrebbe avere un valore di danza, se non erro, di insegnamento massimo di circa 40. Adesso qua non me lo dice, non mi ricordo perché. Comunque, questo dovrebbe aiutare anche lei a migliorare un po', e quindi piano piano a raggiungere vette più elevate di capacità di insegnamento. Ogni mese spendiamo quasi 800.000 yen e siamo un po' indietro effettivamente con, come si dice, con la produzione di denaro. Siamo un po' in perdita mensilmente perché più di 7 concertini minori non possiamo farne. E dunque ognuno di essi ne vale 100.000, adesso che abbiamo il boost da parte dei premi che abbiamo preso durante la cerimonia pre-estiva. Se vi ricordate, adesso andiamo a vedere un attimo qui, vedete abbiamo ancora quel bonus 80.000 più 20.000, e spero presto di poter raggiungere il livello 5 in pop, in modo tale da sbloccare non solo quello che ci porta a 120, in questo caso più 30.000, ma soprattutto quello da 200.000, 200.000-50.000, che è già sbloccato tra l'altro perché abbiamo già finito un concerto con più del 150% di hype. Stiamo solo aspettando di prendere un musichiere che possa raccogliere un po' di punti ricerca senza doverli spendere noi, visto che costa parecchio arrivare al quinto livello di pop. Ci vogliono 5 milioni, penso, e più, probabilmente 6 e mezzo per arrivare al quinto livello se vogliamo comprare i punti ricerca, che costano già 500.000 ogni 500, quindi immaginate che andranno su a scalare, dobbiamo farlo 10 volte questo acquisto, per cui non è abbastanza, meglio comprare un musichiere. Ok, riprendiamo la velocità massima, lui non sta facendo niente, possiamo dargli da fare le lyrics, mentre alla nostra insegnante che sta insegnando a Rina a ballare, quel pezzo di legno di Rina, le stiamo insegnando qualche trucchetto per muoversi un pochino meglio durante le performance. Allora andiamo su concerto e andiamo su production logistics, ecco qua, perfetto. Il CD che sto preparando sarà in 15.000 copie, per cui me la sto un po' giocando a rischio, perché vedete, abbiamo circa 16.000 fan e sto cercando per l'appunto di tirar su al massimo questi valori. Come mai non fa auto practice? Come mai non chiami nessuno? Bella mia. Ok, concept developed, per cui lei è abbastanza libera al momento, potremmo anche chiederle di fare... Vabbè, aspettiamo. Ok, lyrics written. Mettiamo un attimo in pausa e vediamo cosa manca. Manca sicuramente la coreografia, eccola qui. Anche se... No, anche se nulla. E mentre del concerto mi manca production. Ah, production è lui, per cui... Perfetto, ci siamo.
bisogna incastrare bene, diciamo, le varie figure professionali e il lavoro che gli assegniamo. Allora, sarà una bella scommessa questa che facciamo con questo nuovo singolo, che dovrà essere un successo. Speriamo un successo, perché 3 milioni e 6 li stiamo mettendo sul banco. Siamo arrivati sesti nell'ultima classifica relativa ad agosto. Speriamo intanto che lei ci dia qualche bell'affare, perché al momento non stiamo ricevendo grandi offerte di lavoro. Coreografia learned, per cui vediamo un po'. Auto practice, perché non prendi nessuna? Forse perché sono stanche. No, non sono stanche, solo Mio è stanca. Mio, per fortuna, tra un po' finirà la sua trasmissione, quindi non avrà più problemi di stamina. Infatti non potrò fare il concerto finché lei non si sarà un po' ripresa. Ok, qui cosa sta facendo lei? Business proposal. Ok, vediamo se posso sbloccare qualche nuovo livello. Beh, con 3700 punti direi di sì. Facciamo intanto, miglioriamo questo e questo. E aspettiamo un po' perché recuperi qualche punto lì. Qui potrei iniziare a sbloccare qualcosa, allora aspetto... Allora, sblocchiamole tutte. C'ho abbastanza denari in ricerca per poter sbloccare tutti i generi coreografici. Ecco fatto. E così almeno quando avremo da fare un nuovo singolo saremo già pronti con qualsiasi cosa ci mettano di fronte. Allora, i fan hardcore sono tristi perché abbiamo cancellato Super Classification Show, ma tutto questo è per permettere a Mio di poter fare il concerto senza essere distrutta. Vediamo se posso metterla qui in modo tale che recuperi un po' di energia. Infatti penso che lei possa essere, ecco qua, physical injury, mettiamo così. Lei deve aver avuto qualcosa, probabilmente potrebbe essersi lasciata col fidanzato, in effetti. Allora, vediamo, ho una nuova proposta. No, troppo pochi quei denari, quindi aspettiamo. Vediamo quanto la dottoressa riesce a far recuperare Mio con un po' di iniezioni, chissà quale magheggio strano. Vediamo se lei, per esempio, può... Oh, dance level max 28, forse sono tutte sopra il 28 con dance, effettivamente sì. Quindi, vedete, è rimasta un po' indietro. Speravo come coaching, vedete, che è quasi alla terza stellina, e a quel punto avremmo avuto 30. Però non è così, purtroppo. Oh, Mio ha recuperato bene, per cui possiamo anche interrompere questo. Facciamo anche partire il concerto a questo punto, che dovrebbe essere pronto. Per questo concerto, non so perché, ma durante la produzione ho visto che le idol avranno solo 10 punti di stamina bruciati per ogni intervento. Quindi è ottimo, possiamo farlo anche con 64, che poi, tra l'altro, corrisponde quasi al massimo che Mio, la nostra front, la nostra center, è al momento disposta a raggiungere come salute fisica. Allora, continuiamo intanto a socializzare con le nostre idol, però lanciamo il concerto. Il nostro tributo a una caviglia infortunata. Iniziamo naturalmente... Oh, 6 stelline, perché il nostro producer ha 6 stelline. E iniziamo naturalmente con Girls Debut. Allora, facciamo subito, scaldiamo subito la sala. Siete caldi? Siete pronti? Sì! Ecco, sentite. Ecco, la prima canzone non dovrebbe avere grossi problemi. No, infatti. Girls Debut è sempre un successo. Poi, prossima canzone, Darling I'm Lonely. Nessuna critical failure. Speriamo che funzioni questa volta, visto che l'altra volta non sembrava aver fatto il suo effetto. Sentite che beat! Niente, abbiamo beccato il rosso, perfetto. Allora, possiamo decidere di farle fare un lip sync, cioè un... come si dice? Non farla cantare dal vivo, praticamente, ma i fan più attenti potrebbero accorgersene, oppure provare a finire la performance con la batteria del microfono ormai agli sgoccioli. Proviamoci. Ah, niente, quindi siamo stati comunque costretti a passare a una traccia registrata. Vabbè, meno 20. Ok, abbiamo messo queste tre a fare l'intervallo parlato.
Addirittura ci sarà il debutto di Ayaka, penso, come front. Anche questa. Keep filming. No, continuano a cadere anche qui le telecamere, oh. Allora, proviamo a fare così. Anche se qua è bassissimo la percentuale di possibili infortuni. Vediamo se comunque... E niente, e continua così. Proviamo a liberarla. L'abbiamo liberata prendendo solo 10 hype, ma stiamo andando malissimo in questo concerto, purtroppo. Questa sala per concerti sotto scala non ci sta portando molto bene. Qua diminuiamo la possibilità di incidenti. Sure Life, d'altronde, non può che essere, come dire, libera da qualsiasi tipo di inconveniente. E infatti è green, green, green. Stiamo cercando di raggiungere almeno il 100% dell'hype. Abbiamo la nostra Ayaka che debutta, speriamo che vada bene. Ovviamente l'hype cresce pochissimo perché lei non sa cantare, non sa ballare e dunque i fan non sono entusiasti di questo cambio di centro, ma d'altronde quella che doveva cantare questa canzone penso che fosse proprio Fuyuka e quindi infortunata. Continuiamo così. Oh! Pare che questo trio sia in grado di alzare un po' l'hype, molto bene. Uè, anche meglio di Ayaka quando canto. Ayaka, mi spiace, non canterai mai più. Infatti vocal 17, non benissimo. Ok, allora, Mio, guarda, ti do 15 di stamina per recuperare un po' di energia. E Mio, da buon center, riesce a guadagnare un po' di hype, per fortuna. Voilà! E alla fine Ayaka, la nostra idol d'argento presa con l'ultima audizione, dovrebbe chiudere il concerto e speriamo che sappia chiuderla con una bella percentuale di hype. Sale un po' lentamente, ma almeno siamo nel green. 123, dai, non malissimo. Abbiamo comunque guadagnato 2 milioni e 4. Pensavo di guadagnarne 7,5 come incassi, facendo un profitto di almeno 4 milioni, ma vabbè, 3 milioni, e cioè 2 milioni e mezzo, ci accontentiamo. Allora, gli adulti non si sono molto divertiti, ma pazienza. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare adesso. Potremmo lanciare il cingle appena avremo pronto. Allora, tu interrompi questo e prepara le lyrics, grazie. I testi. Non so se possiamo mettere anche lei a lavorare su business proposals, però io farei così. Vediamo quanta ricerca abbiamo con lei, benissimo. Metterei advertisement, ok, e poi inizierò a lavorare su questi due. Ok. Ah. E niente, business proposals failed. Oh, Mina fa 17 anni. Eccola qui. Il suo trio di amiche e per fortuna non sono calati i suoi valori già non eccessivamente alti, però è cresciuta come funny and smart, bene. Allora, forse metterla a fare gli intermezzi non è stata una cattiva idea per addestrarla. Ok, siamo pronti a lanciare il singolo Vibration of Days. Potrei anche aspettare un attimo in realtà, che fra pochi giorni torna Fuyuka e quindi non ha senso lanciarlo adesso. Perdiamo settembre, ma vabbè, pazienza. Lo lanciamo il 2 ottobre. E poi a ottobre compreremo anche una sala di registrazione, probabilmente. E anche un hairstylist potrei fare. Questa puntata sarà un po' più lenta. Eh sì, un po' più lenta, un po' più... Lenta è lenta, naturalmente. Ma sarà forse un po' più breve. Oh, una nuova proposta, andiamo a vedere. Monday, cute photoshoot. Allora, la nostra cute Mio, che è ancora cute, abbastanza. Vediamo di negoziare un incasso migliore, non proprio migliore, ma insomma, sempre 117.000 yen. Non le buttiamo via. Ok, vediamo. Domani dovrebbe tornare Fuyuka. Ecco, vedete, abbiamo perso settembre, ma vabbè. Fuyuka. Dai, torna. Eccola, è tornata.
Allora andiamo a rivoluzionare questo. Lei è triste perché? Perché è diventata triste. Allora spostiamo Ayaka dietro. Mi spiace, ma dopo il disastro che hai fatto al concerto, Uyuka torna, è triste. Ma ti metto a seconda, perché? Non può essere triste. Ok. Comunque continuiamo e facciamo release. Speriamo che la D-Campaign vada bene. Non è possibile! Secondo me ce l'hanno un po' tirata le due che sono state tristi del cambio di formazione. Questa non ci voleva, una brutta battuta d'arresto, devo dire, per le nostre vendite. Non mi è proprio piaciuta questa. Allora, comunque, ciò non ci fermerà dall'acquistare la sala di registrazione, come dicevamo. E anche dal prendere un... Allora, acquiriamo... Dobbiamo prendere anche un esperto, come abbiamo preso esperta anche la nostra coreografa. Ho un grande dubbio, sinceramente, perché come avete visto, gran parte del successo delle nostre vendite non è tanto la qualità dei testi, delle musiche, eccetera, quanto della fortuna di beccare la casella giusta, però. Quindi non sono sicuro davvero di seguire quello che avevo detto prima. Faccio production perché voglio valori alti e coaching lo lascio per dopo. Sono davvero un po' indeciso. Perché lui può portare le ragazze a 80. Production 20, che è comunque superiore. Ma no, dai. Vabbè, a livello 20 c'è comunque qualcuno da addestrare, per cui prendiamo lui per il momento, dai. Facciamo così, mettiamolo a lavoro. Anzi no, non mettiamo, sì, mettiamolo lì e aspettiamo un attimo, non gli facciamo fare subito l'addestramento, sì, la... come si dice? Non mi viene più, vabbè. Non si mette più a insegnare canto, non fa lezioni di canto, ma deve recuperare un po' di punti ricerca, perché voglio sbloccare il quinto livello di pop, in modo tale che i nostri concertini minori ci facciano guadagnare più denari. Eccola qui, allora... Questa ci chiede una ragazza carina per fare una promozione di un prodotto per 3 mesi. Ciò vuol dire che per 3 mesi la nostra idol perderà 14 punti di stamina a settimana. E ci verrà pagati 32.000 yen al mese, quindi 120.000 al mese, quindi 360.000 alla... Sì, alla... alla fine di tutto. E se succede qualcosa però durante questi 3 mesi che la nostra idol non può più partecipare, allora dovremo pagare 783.000 yen di danni. Vediamo se riusciamo a migliorare un po' la negotiation. Allora mettiamo lei. Allora, diciamo che sono bassi questi valori, non è che siano altissimi come introiti, ma d'altronde non abbiamo fatto ancora una grande ricerca all'interno del merchandising, sì, degli accordi commerciali, per cui dai, facciamo così, che almeno un po' di fan vengono aggiunti. Vediamo come stanno le nostre idol. Mio è un po' stanca, ma ripeto, qua ci servirebbe qualcosa che ci fa vedere perché Mio è stanca. Beh, ha cantato certo al concerto, però... Continuiamo qui le nostre casual conversations. Vediamo anche se sappiamo un po' di più su loro. Allora, i fan più o meno si distribuiscono abbastanza normalmente, anche se gli hardcore stanno iniziando a prendere un po' il sopravvento su alcune idol. Ok. Però sempre divisi fra uomini e donne. Lavori recenti, Bonds, penso che conosciamo quasi tutto di loro. Basta qualche domandina specifica alle prossime ragazze che troviamo. Ok.
Vediamo come siamo con la ricerca. Dovrebbe essere abbastanza veloce, visto che lui fa, mi pare, più di 100, ecco, infatti 108 punti di ricerca a settimana. 153, perfetto, perché quando abbiamo una proposta commerciale disponibile, lei non lavora e quindi può fare ricerca. Ok, 97.000, fa schifo come proposta. Quindi decline. Casual conversation, qua ho 10.000 punti. Allora sblocchiamo tutto qua, ping. Ups. Sblocco anche questo. Ecco fatto. Poi vedremo quali aumentare, perché più o meno saranno passati 6 mesi dall'ultima volta che ho fatto un'analisi di ricerca. Lei coreografa, quelli teniamo per eventualmente migliorare uno dei valori relativi alle classifiche, quindi ci teniamo un po' così. Vedete, i soldi stanno un po' scendendo, ma d'altronde abbiamo un impiegato in più, abbiamo una stanza in cui paghiamo l'affitto, 20.000 yen a settimana, insomma non abbiamo neanche nessuna trasmissione al momento, perché sto cercando un attimo di capire, di stabilizzare un po' le nostre idol. E 45.000 fa schifo. Ok, allora iniziamo a migliorare sia photoshoot sia advertisement, e sblocchiamo anche drama, e poi vedremo anche variety show. Stiamo sbloccando un po' tutto lo sbloccabile. Siamo quasi a 20.000 fans. E si può anche pensare di produrre un nuovo single a questo punto. Vediamo trends. No, non ho abbastanza punti di ricerca per sbloccarli, quindi vediamo quanto manca per sbloccarli. Poco ancora. Ecco fatto. Andiamo subito a sbloccare i trends. Allora, pop, politics and sexy, sempre. Allora faremo pop, friends and elegant. Insomma, una delle solite cose. Allora, pop, friends and elegant. Vediamo se possiamo migliorare pop con lui. Dovrebbe avercene abbastanza, credo. Quasi, manca poco. Quindi portiamo a 5, e così i concerti anche diventano super ricchi. Visto che sblocchiamo ben 2 step di evolution. Perché non posso farlo? Ah no, ne mancano 3.002. Vabbè, manca poco lo stesso. Vedete che lo step evolutivo sarà doppio. Poi non appena riusciremo anche a vendere più di... quante copie? 100.000 copie. Passeremo allo step ancora successivo, che secondo me è considerata... Ecco, vedete, Mio ha fatto... si è lasciata con il suo partner, però a volte non viene mostrato qui. C'era scritto: Mio ha perso 30 punti di stamina mentale perché si è lasciata col suo partner. E qua però non è diminuito. Anche perché, attenzione, ecco il motivo, è ancora sotto l'effetto del sogno realizzato. Fino al... proprio per un pelo, per fortuna, vi siete lasciati oggi e non dopodomani. Uniclover? Troppo poco. Ok, mi sembrano tutti abbastanza bene. Attenzione, allora un candidato locale, Chiba Hatsuo, ha fatto un discorso in pubblico oggi dove ha puntato il dito contro il declino morale nei giovani della nostra splendente nazione, e nominando specificamente oggi un gruppo che vende 10.000 copie, se va bene, ad un certo punto durante il discorso. A quanto pare Chiba Hatsuo vuole diventare sindaco in una città vicina con una popolazione di meno di 10.000 persone, ed è un candidato minore che non sta ottenendo alcun tipo di attenzioni. Ma qualcuno ha registrato il video di questo discorso pubblico e adesso ha iniziato a circolare sui social media. Come intendiamo rispondere? Allora, possiamo non commentare, oppure rilasciare un comunicato in cui ribattiamo le accuse fatte da questo Chiba Hatsuo, oppure possiamo creare un video in cui si prende in giro Chiba Hatsuo. Io semplicemente farei una cosa molto standard, ovvero ci opponiamo con un comunicato stampa.
Questo potrebbe... Allora, alcuni di questi eventi non si concludono con una sola decisione, ma possono anche avanzare. Dipende un po' le decisioni che prendiamo e anche forse qualche lancio di dado nascosto. In questo caso dice che... Ecco, praticamente appena esce il nostro comunicato stampa, i nostri fan vanno a... online, insomma, prendendosela con Chibatsuo proprio per questi suoi commenti. Tuttavia... A quanto pare i suoi seguaci online di questo politico hanno iniziato ad aumentare proprio a causa delle voci che hanno girato e della fama che ha preso questo video. Ok, allora. Sono interrotto per... Che aspettavo che lui facesse il completamento della ricerca. Manca poco, ormai solo 200 punti scarsi. E poi possiamo procedere con la creazione del nostro CD. Bob Friends Elegant, giusto mi pare. Ecco qua. Bob Friends Elegant, allora, new single. Facciamo Eddy Campaign di nuovo. Friends, potrei migliorarlo? Sì, ripeto, potessi farlo dopo. Vediamo se con Ctrl, Alt, niente. Vabbè, facciamo cancel, allora miglioriamo anche Friends, yeah. Tanto di punti ne ho. New single. Friends and Elegant. Potrei migliorare anche Elegant. Ah, vedete? Devo tornare indietro. E di nuovo così. Elegant, visto che potevo migliorarlo. Anzi, due volte posso migliorarlo, visto che lei non sta facendo nulla al momento. Quindi, new single. Di campaign. Pop, Friends and Elegant. Ok. Ne produciamo rischio. Grande rischio stavolta. Mi voglio prendere un rischione. 20.000. Prendiamo... La formazione, ok, da questo qua. Mio, sta facendo un gran successo, ma Fuyuka non è lontana. Del trio nuovo, pare che Rina e Ayaka siano più o meno sullo stesso livello, mentre Mina è un po' indietro, ma Mina è un po' la Ayaka del gruppo nuovo, del trio nuovo, se vogliamo. Quella un po' più inutile. Ok, allora, continue. E iniziamo subito the production. Di marketing, forse siamo anche pronti già per fare un concerto, io credo. Eh sì. Oh. Dover rifare tutta la lista. Vabbè, metto in pausa per voi, io dovrò farmela. E voilà, tutto pronto. Beh, come dice il titolo, è un concerto piuttosto standard. La nostra Aika ha la sua canzone, così, non sua, ma comunque che sostituisce Mio, però vabbè, la teniamo comunque come cantante, mentre alle tre scarsone è affidato l'intervallo 1 e l'intervallo 2, per cui, ripeto, un concerto piuttosto standard, sempre a sottoscala, perché se andassimo in un parco avremmo sì 10.000 di capienza massima, ma vedete, i costi lievitano parecchio, per cui... Teniamo pure Concert Hall e speriamo di guadagnare 10 milioni di yen. Vedete, gli incassi si impennano come dei razzi rivolti verso lo spazio infinito. Benissimo, allora iniziamo a produrre anche questo. Facciamo tutto il rehearsal. Lui, possiamo metterlo a addestrare un po' le ragazze. Auto practice. Soprattutto le scarsone. Ecco qua, vocal che sale. Anche abbastanza rapidamente, perché fortunatamente sono talmente basse e sotto il loro potenziale. Potenziale che forse vediamo se riusciamo a vedere ancora. Un drama, potremmo fare un drama. Però che non sempre Rina, che non è molto bene. Possiamo fare lei però, che è un po' scarsetta. Vediamo se riusciamo a ottenere qualcosina di più. Ok, non prendiamo tanto, ma iniziamo a muoverci nel mondo della TV, eh? Un bel drama per le nostre girls e più nello specifico per la nostra Ayaka.
E il drama sarà l'eroe mascherato. Potrebbe essere un Sentai, potrebbe essere un tipo Kamen Rider. Chissà, chissà cos'è questo Mask the Hero. Semplicemente una trasposizione giapponese delle avventure di Zorro. Ok, qui siamo ottavi. Però queste Speed Stars con 183.000 hanno dominato le classifiche. Vediamo anche il single che possiamo produrre. No, c'è già la produzione in corso. Ok. Perfetto, la coreografia. Beep. E qui facciamo production logistics. Sì, logistics. Perché adesso mettiamo... vediamo che parliamo con chi parliamo. Sarebbe da parlare con lei. Vabbè, continuiamo comunque a migliorare con Mio. Vediamo un attimo i potenziali, stavo dicendo. Stats, ecco, vedete. Beh, lei come vocal ha già raggiunto il top. Fine. Meglio di 19 non sarà mai la nostra Rina, una oca starnazzante. Occhetta, una occhina starnazzante. Come dance può ancora migliorare parecchio. E come cool, sexy and pretty anche potrebbe migliorare, ma dovremmo comprare una stylist. Ma questo lo lasciamo per il prossimo video, la stylist. Dopo che avremo fatto questi due eventi, cioè il concerto e il rilascio del singolo. Ok. La mettiamo un attimo in pausa, devo anche impostare la settimana che come vedete... non avevo impostato. 854.000. Vediamo i salari. Ok, sono tutti abbastanza pari, ma penso che il problema siano soprattutto i professionisti adesso. E dunque, inutile che lei tu la faccia cantare, perché non diventerà mai più meglio di così. Infatti vedete che la crescita è lentissima, sono a velocità massima, e vedete che rispetto alle altre la velocità non va su. Vediamo lei di vocal a 20, per cui dovrebbe essere in grado di essere addestrata. E vediamo le altre che hanno problemi di vocal, anche lei, ma d'altronde anche il nostro coach non è granché come capacità di insegnare vocal, e dunque non possiamo aspettarci molto di più. Allora, lyrics, ok, e vediamo the concert, production, cavacca, ho sbagliato, avrei dovuto farlo prima, production, quindi siamo un po' fermi, naturalmente sempre a sottoscala, ve l'ho detto, no, il concerto. Ecco qua, vedete che l'evento di prima è continuato. Allora, Chibasuo sta ancora continuando la sua campagna e a quanto pare ha ottenuto molte più attenzioni da quando abbiamo rilasciato il nostro comunicato stampa. Da qualcuno ha speculato che il nostro, che il nostro comunicato sia in realtà stato un sia stato in realtà la causa dell'aumento del suo supporto locale. E Chibasuo ha deciso che i suoi concerti, i suoi interventi pubblici si concentreranno soprattutto sulla promessa di mettere al bando i gruppi di idol, puntando il dito proprio su di noi. Vabbè. Come sindaco di una cittadina non avrà mai l'autorità per farlo, il che le rende delle minacce inutili. Ma ciononostante sembra che le persone della zona dove vive stiano iniziando ad avercela con il gruppo oggi. Facciamo qualcosa? Allora, possiamo fare un altro comunicato stampa in cui spieghiamo i benefici dei gruppi idol sulla cultura e l'economia del paese. Continuiamo così. Però... il nostro annuncio sembra essere stato così ignorato dalla maggior parte dei media principali. Quindi non sta funzionando la nostra strategia. No, business proposals, advertisement un po' più alto, non male questo. Video tecnica, negotiation, vediamo se riusciamo ad alzarlo un pochino di più. Via. Che disastro. Vediamo se abbiamo altro da fare. Song. Ah no, qua sta già producendo io i lyrics. Vediamo di iniziare a migliorare qualcosa. Vediamo, la nostra manager dovrebbe avere la possibilità di migliorare qualcosina. Poi possiamo sbloccare i variety show, però.
cosa che non va male. Ok, allora mettiamo questa song e il concert production, così vai. Come vedete sono molto indietro i soldi, anche perché probabilmente non stavo facendo i concertini soliti. E qui non abbiamo ancora ottenuto nulla di interessante da queste parti. Ok, song recorded, quindi siamo a posto da quel punto di vista. Possiamo effettivamente rilasciare il singolo, ma lo lasciamo dopo il concerto, dai. Anzi no, prima, che così viene venduto anche il concerto. Non funziona così, ma non importa. Facciamolo comunque, vediamo se va bene. Vediamo se va, se va, se va. Deve andare stavolta, non può essere sempre Rouge. No, io non ci posso credere! È già la terza di campaign che non funziona. Perdite limitate, ma... considerato quanto potevo fare di denari... I nuovi fan sono una buona cosa sicuramente, ma non va bene, non va bene, non va bene. Questi AD campaign sono un continuo fallimento. Speriamo che il concerto vada bene, che altrimenti iniziamo ad essere un po' in difficoltà con i denari, vediamo se possiamo anche lanciarlo il concerto senza prendere... Oh, level up, è level up, perfetto. Quindi i nostri concertini finalmente... Mi sono dimenticato di sbloccarli prima, quindi dovremmo riuscire a coprire almeno i costi. Sì, 7x2,50. 500.000, sì, dovrebbe andare bene. 1700, 1.750 al mese, per cui dovrebbe andare bene, sì. Questo livello 7 per i nostri concertini minori dovrebbe tenerci a galla per un bel po'. Allora, lanciamo il concert. 3 milioni e 6 ce li abbiamo, magnifico. E vai, ragazze, vi voglio sul pezzo, eh. Allora, 7 cards. Facciamo subito No Critical, next song. Lei è un po' stanco, ma non importa. Dai, basta! Allora, piccola pausa, non voglio tagliare i capelli, gli ho già fatto questo trauma. Hype più 20, vai. Vai Fuyuka, il tuo ritorno, Fuyuka. Guarda i fan, come sono scatenati vedendoti... Non ci posso credere. Togliamo la camera, così evitiamo grassi guai. Meno 10%, ma non importa. Però guardate, Fuyuka è... Fa grande, grande caldo. E il trio delle scarsone purtroppo non fa grande hype, ma qualcosina lo sta tirando a casa. E lo sta portando a casa. È tutto un bel green, finalmente. Facciamo center stamina... sì. Ecco la nostra Vibration of Days. Vediamo se fa sempre red. No, stavolta è green. E l'hype sfora il 100%. Vai, Aika. È il tuo momento. No critical failure. Per prendere un po' di fans. E ce li avrai, fans. 119. Beh, qua non abbiamo bisogno di usare carte, io direi. Ecco, Fuyuka che scalda il pubblico. Anche la canzone, penso che abbia qualche ruolo nello scaldare il pubblico. Sì, siamo entrati nell'hype dorato. Facciamo Star New Song. La povera Rina è stanca, ma dovrebbe resistere. No! Proviamo ad asciugare. Sì, abbiamo... Benissimo. L'hype parte al 30% in più. Grande. Abbiamo riparato la falla. Abbiamo asciugato il palco tutto in tempo record. Nessuno si è accorto di nulla. Ma quelli che se ne sono accorti hanno detto: avete visto come sono organizzati? Quindi l'hype è volata. Accident success. Ok. Che li vedete? C'è un dado nascosto che tira per noi. E no, basta. Basta. Meno 20, cavolo. Però forse ci arriviamo al 100%, eh.
Io non ci posso credere. Però grandi, abbiamo riparato il tacco. E grazie all'entusiasmo per questo riparamento. Questa riparazione, vabbè, riparamento, vabbè. Riparazione istantanea. La nostra Fuyuka è stata in grado di dare una performance incredibile. E il pubblico l'ha adorata. Più 200% di hype, qua facciamo i miliardi, signore e signori. Profit 5 milioni e 2, wow. Ho fatto meno del previsto, però comunque, non so perché, però boh, vabbè. Ed è grande, grande, ha sfondato i 10.000 yen, e dunque possiamo tranquillamente guardare al futuro con occhi più sereni. Però per il momento io interrompo qui questo video, ci rincontreremo presto naturalmente con le nostre idol. Sarà anche quasi tempo di fare una nuova audizione per portare il numero totale a 10 e quindi iniziare a dividere il gruppo in due sottogruppi. Naturalmente il gruppo oggi sarà sempre un gruppo unico, ma ci sarà una parte secondaria, praticamente dove probabilmente daremo i brani più, come dire, fuori trend, quelli più oscuri, così per creare un po' di indie, un po' di, come dire, di fascino indie alle nostre idol. Benissimo, allora io devo dire che posso interrompere qui dopo questi due eventi che abbiamo fatto. 20.000 fan, 10.000 yen, sì, 10 milioni di yen, 4 stelline di fama e nessuno spunto scandalo per il momento. Chissà come si concluderà quella storia con l'impolitico, però. Un altro cliffhanger alla fine di un video di Idol Manager e noi dunque ci rivediamo al prossimo comizio politico in cui verremo attaccati come debosciati e corruttori della morale.